centro stile Moto Guzzi Q100 Mandello è stata una sfida impegnativa, perché è una moto che segna il passaggio dal primo al secondo centenario di storia di Moto Guzzi. Per questo abbiamo scelto di utilizzare un linguaggio dinamico, allontanandoci dalla sfera classica per esaltare tutti i nuovi contenuti di questa moto, come per esempio l'aerodinamica attiva. Abbiamo lavorato intensamente sui volumi per dare un aspetto muscolare, scolpendo questo serbatoio che integra al suo interno le appendici aerodinamiche e si allunga fino al frontale ad integrare il proiettore anteriore. Questa è una moto di rottura. All'interno della sua linea però abbiamo voluto salvare tutta una serie di elementi che ci permettono di dire che è inconfondibilmente Moto Guzzi. Per esempio le feritoie che segnano il fianchetto sottosella, che ricordano in particolare la Le Mans degli anni 70. Guardando il risultato che abbiamo ottenuto, devo dire che alla fine sono orgoglioso. Mi sento di dire che sono particolarmente attaccato al disegno dei cerchi, perché è un rientro di Moto Guzzi al monobraccio ed è un elemento caratterizzante della moto. Noi la volevamo semplice, dinamica, ma incisiva. È senza dubbio una Moto Guzzi, ma è anche una Moto Guzzi.